Sta per iniziare il secondo tempo e non è cambiata la coppia Eurosport. A commentare questa partita Mimmo Fusco al microfono, coadiuvato da Marco Berti alla console, come si usa dire. Intanto ricordiamo, abbiamo visto prima la pubblicità dei campionati del mondo, che Eurosport trasmetterà ben 64 partite tutto il mondiale. Iniziato il secondo tempo, ricordiamo il punteggio: 28 Virtus Kinder Bologna, 20 AEK Atene. Un po' basso come punteggio, comunque Rigatò intanto e Sconocchini hanno recuperato un pallone veramente fondamentale che stavano rischiando di perdere. Sconocchini al centro, sta aspettando il piazzamento dei compagni. Rigatò, Savic, Sconocchini nuovamente, Bakris ingancio, non va e Danilovic cerca il pallone, ma Alexander è più lesto di lui. Nuovamente AEK in attacco, Coldebel ha ricevuto da Prelevitz, ha chiamato lo schema, vediamo e seguiamo Anderson che si muove, passa sotto canestro, è preso in custodia da Sconocchini. Hanno cambiato le marcature i giocatori Kinder e Rigatò va a prendere un pallone importante. Danilovic, fallo di Coldebel su Pedra Danilovic. Abbiamo ricordato i 7 anni di Virtus di Coldebella e abbiamo ricordato i 3 scudetti consecutivi vinti proprio con Claudio Coldebella, che quindi veramente non so cosa potrebbe firmare in bianco pur di vincere. Danilovic in lunetta, c'è molta tensione, molto nervosismo. Danilovic, che di solito è abbastanza preciso, sta sbagliando lo jugoslavo, campione d'Europa proprio qui al Pala San Giorgi, ricordiamo, insieme a Savic nella finale contro l'Italia. L'Italia che aveva già ottenuto la sua grande impresa battendo proprio nel girone eliminatorio proprio la Jugoslavia. Coldebella, Anderson, ritorniamo sulla partita, ricordando anche che la Benetton nella finale di consolazione per il terzo posto. Fallo in attacco per Alexander, il duello Alexander Savic produce i suoi effetti, falli da una parte e dall'altra. Questa volta è stato l'americano colto in flagrante, ma il fallo viene fischiato a Tsakalidis, una gomitata hanno fatto, hanno... eccolo là, è nettissima la gomitata di Tsakalidis, entra Andersen, Michael Andersen numero 14, e nuovamente Virtus che si ripropone in attacco. Savic, Sconocchini, bel taglio all'interno e schiacciata di Makris, non solo, fallo proprio di Andersen appena entrato. Ettore Messina dà la carica ai suoi. Andersen che rimane stupito della chiamata del fallo da parte degli arbitri, vediamo un po'. E caspita, se non è fallo quello, una manata sulle braccia, quindi tiro supplementare per Makris, Radoslav Makris. Ma ricordiamo che è Nesterovic, comunque ormai è stato ribattezzato e naturalizzato, quindi Makris in tutto e per tutto. Coldebel va a dare una mano a Anderson, cambiata la marcatura, su Alexander c'è Makris, Sconocchini stava per rubare il pallone, Alexander gira, poggia al tabellone, nulla da fare. Rigatò è fischiato, un fallo in attacco a Prelevitz. Comincia a farsi pesante la situazione per alcuni giocatori sia dell'AEK e anche della Virtus. Virtus ha un Zoran Savic con 3 falli. Comunque ritorniamo sulla diretta. Makris, Savic, Sconocchini pescato bene da Savic, va a schiacciare in tutta libertà. Ettore Messina sta prendendo in largo la Virtus e il popolo bianconero comincia già a festeggiare. 33 più 13, massimo vantaggio per i bolognesi. Coldebella rischia di perdere il pallone, se avesse superato la metà campo sarebbe andata alla Virtus la rimessa. 11 secondi al tiro, 9, Anderson da fuori, prende il ferro, nulla da fare per Andersen, guardata a vista, ma gli arbitri dicono che è stato lui a spedire fuori la palla.
vediamo un po'. A noi è sembrato che l'abbia toccata proprio Andersen, Mikael Andersen, però si era tuffato Danilovic a tentare di recuperarla, quindi il tocco era stato senz'altro bolognese. Ah, Lasa proprio sotto misura con Rigaudot, colto in fallo. A quel punto non capiamo, poteva benissimo lasciarlo, ormai aveva tirato, quindi aggravare il tutto con un fallo e un tiro supplementare per Kosel Lasa, non, vabbè, presi dalla foga della partita. Nuovamente palla in mano all'AEK, Prelevic, Prelevic in palleggio, scarica su Alexander, sotto misura, va a segnare. ...33-24 per la Virtus Bologna, più 9. Danilovic, Rigaudot con Lasa che cerca di portargli via il pallone, Sconocchini, Sconocchini entra, arresta Danilovic, Savic, Savic, nuovamente Sconocchini, libero, e c'è un po' di maretta proprio sotto il tabellone. Vediamo la decisione da parte dell'arbitro. Alexander pizzicato nuovamente in fallo. E sta dicendo ai compagni: se mi lasciate solo, tornate indietro, perché se non mi date una mano non potevo fare altrimenti. Quindi abbiamo visto il fallo netto, nettissimo di Alexander. E Zoran Savic in lunetta. La tensione è veramente micidiale, anche Savic che sbaglia. Tutti e due, magari un po' troppo, comunque ancora tutto in alto mare, anche se la Virtus ovviamente ha messo una buona ipoteca sulla Coppa. Anderson da fuori, ma viene fischiato un fallo proprio a Sconocchini. La TV, la televisione spagnola, evidentemente ama queste riprese dall'alto che danno un totale del Pala San Jordi, questo è vero, però fanno capire ben poco di quello che sta succedendo in campo. Anderson va a realizzare. Nuovamente Rigaudot. Si ripropone la Kinder, ruba il pallone Anderson, per fortuna va fuori. Danilovic era rimasto fermo ad attendere il pallone, rientra Abbio e Rigaudot va a riposare. Abbio, Savic, Abbio nuovamente, si porta al centro. Danilovic, qualche problema, marcato strettamente, e fallo di Lasa su Danilovic. Guarda verso la panchina Predrag Danilovic, Kosel Lasa, secondo fallo per lui. Abbio in palleggio, Danilovic finta il tiro, ma un piede di, non vorremmo rivedere il rallenti, c'è perso il piede di Anderson, o è stato forse lo stesso piede di Danilovic, non lo sapremo mai, non ci propongono il replay. Guardate com'è isolata la tifoseria ateniese, già autrice di intemperanze proprio nelle semifinali. Tiro da tre che non va a Sconocchini, recuperare il pallone, velocemente lo riporta sotto prima che si schieri in difesa Danilovic, è il secondo pallone che rischia di perdere, prima era stato anticipato da Anderson, adesso lo ha recuperato Abbio. Savic, Danilovic, 10 secondi per tirare. Sconocchini, Sconocchini, ha completamente sbagliata la sua intenzione, era fuori equilibrio, ha voluto tirare, forzare lo stesso, e Anderson, ma Makris fa buona guardia, recupera il pallone. Fallo su Danilovic da parte di Prelevic, fallo in attacco.
Magris invita subito alla calma Danilovic. Bane Prelevic mentre rientra Chatzis, numero 9. Va proprio a gambe levate Danilovic immediatamente. Avete visto Prelevic fare segno all'arbitro del fallo commesso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo trasmettendo la finale della Eurolega. Questi sono i tifosi dell'AEK Atene in campo in completa tenuta nera. Virtus Kinder Bologna in tenuta completamente bianca storica con la V nera sulle maglie. V dei Virtus, Rigado in palleggio. Savic, Abbio, Danilovic in palleggio, finta il tiro, Savic, va a velarlo Danilovic, Savic, Rigado. Rigado che non trova lo spazio, 2 secondi al tiro, forzatissimo. E Anderson schiaccia per Alexander che forza a sua volta e niente da fare, molto nervosismo da una parte e dall'altra. La posta in palio è veramente enorme, importantissima. Rigado in palleggio, ha chiamato lo schema, avete visto Savic è andato a velare proprio sulla lunetta. Abbio, Danilovic da 3, va dentro, veramente fondamentale in questo momento questa bomba di Predrag Danilovic, 36-26 più 10. E adesso giocarla con calma, il vantaggio è consistente. Abbio che ha commesso fallo. Sì, effettivamente c'era tutto, con il corpo gli è andato appresso Anderson, gli scappa il pallone dalle mani, protesta Anderson, dice che è stato colpito. Vorremmo rivedere il replay, a noi è sembrato proprio che gli fosse sfuggito dalle mani, vediamo un po' se Rigado lo ha aiutato in qualche maniera, no, proprio non lo aiuta affatto, quindi la colpa è proprio di Anderson. Savic, ecco, con calma Abbio, occupare tutto il tempo possibile prima del tiro. Makris pescato proprio sotto canestro ma non poteva girarsi. Danilovic completamente fuori misura, il tiro di Predrag Danilovic. E palla nuovamente agli ateniesi. Ettore Messina si è seduto una volta tanto, sembrava un leone in gabbia, mentre vedete in basso Ioannidis che è ancora in piedi a chiamare i suoi per l'attacco. Alexander, José Laza in palleggio, da Chatzis a cercare di dargli una mano, poi Alexander, un blocco forse magari anche un pochino falloso. Anderson dal lato completamente sbagliato, in riga dopo riproporre in attacco la Kinder. Danilovic, Rigado. Ecco, giustamente far scorrere il cronometro più tempo possibile, mentre abbiamo visto che si sta preparando Binelli. Vuol dare un attimo di riposo, un attimo di fiato. Laza ha pizzicato nuovamente in fallo, è il terzo per lui. È stato coperto, forse c'era un fallo precedente su Rigado, comunque no, è stato attribuito ad Anderson il fallo. Non ho capito allora perché Laza protestasse, infatti prima dell'intervento visto il replay di Laza c'era stato un fallo precedente, era stato proprio di Anderson, che viene richiamato immediatamente in panchina insieme ad Alexander, da Ioannidis. Rigado centra il primo obiettivo, il francese, ecco la V nera proprio sull'estrema destra, guardando il vostro teleschermo, con la stella dei 10 scudetti. José Laza ripropone l'attacco. Cacchiudis non riesce a trovare appoggio e ritorna indietro Laza per recuperare il pallone. Chatzis,
da forse da tre, non abbiamo visto i piedi come erano, ma dovrebbe essere da tre punti. Infatti vedete che anche Ioannidis chiamava tre con la mano. 38-28, sempre più 10 per la Virtus Bologna. Peccato questo pallone perduto. Lasa, Cachiuzis chiede che venga convalidato il canestro, dovrebbe aver già provveduto l'arbitro e Rigado ha qualcosa da recriminare. Vediamo un po'. Binelli, sicuramente era giusta la decisione arbitrale, in più tiro supplementare per Cachiuzis. Non è stato convalidato quindi il canestro ed è stato fischiato il personale che Cachiuzis ha sfruttato. Nuovamente inquadratura dall'alto, primo piano per Cachiuzis e nuovamente Kinder in attacco. Rigado, Abbio, Rigado nuovamente. Macris e Binelli sotto a forzare Danilovic. Abbio si gira, non riesce poi a trovare un compagno vicino. Abbio che ha ricevuto da Danilovic, forse c'è stato uno sgambettino. Comunque IK la tiene Cachiuzis, va ma sbaglia, recupera Danilovic. Ioannidis, guardate l'espressione sconfortata di Ioannidis. E nuovamente Kinder in attacco, Rigado in palleggio. Binelli ingancio, stupendo, bravissimo! È entrato a freddo praticamente Binelli e ha centrato con uno stupendo gancio proprio al centro dell'area dei 3 secondi. Cachiuzis si ferma, Chatzis va a dargli una mano. Chatzis in palleggio, Chatzis riceve nuovamente, sta chiedendo ai compagni di andargli a dare una mano. Raddoppio di marcatura su Chatzis, poi entra. Fallo fischiato a Danilovic che protesta con gli arbitri. Quadrato il numero 14, Mikael Andersen. Vediamo un po'. Beh, la valutazione degli arbitri è stata che si trattava di fallo, quindi non si sta a discutere, il fallo c'era, diciamolo chiaramente. Chatzis da fuori, niente. Binelli con Tsakalidis, palla contesa, salto a due, no, chiamato fallo in attacco per Tsakalidis. Vediamo se si riesce a vedere, sì, è netto, si era infilato con un braccio tra le braccia di Binelli che era andato a cercare il rimbalzo, quindi giustissimo. Binelli già più due per lui. Un pilastro della Virtus Bologna, Gus Binelli. Sta parlando con Ettore Messina. Ed eccolo in lunetta per il primo dei tiri. Si dà la carica a Gus Binelli. Sbaglia il primo dei tiri liberi, ma c'entra. Ah, peccato, è uscito. E AEK nuovamente in attacco, Lasa in palleggio. Alexander. Lasa è andato a recuperare il pallone, Alexander non sapeva veramente a chi passarlo, un attimo di sbandamento per l'AEK. 7 secondi per tirare, dell'Asa che si incarica del tiro ma scarica su Alexander che poi viene fermato da Abbio in qualche forma e maniera. E ripetiamo, sicuramente molto belle e suggestive le immagini dall'alto che ci propone la TVE, ma per noi veramente salti mortali per cercare di capire quello che sta succedendo 30 metri più in basso sul parquet del Palais Saint Jordi. Quindi fallo per Alessandro Abbio e Victor Alexander, che è una percentuale bassissima, però 7 rimbalzi per lui, quindi una buona partita.
Continua a sbagliare Victor Alexander, percentuale molto bassa sui tiri liberi, vedete, cercano di sostenerlo moralmente i compagni di squadra. Sbaglia anche il secondo, si lotta furiosamente sui rimbalzi. E nuovamente la regia Gus Binelli, penalizzato dagli arbitri. Fallo, hanno detto che è stato lui, vediamo un po'. C'è una selva di braccia, sì, ne tocca nettamente Kakiuzis sul braccio, giustissimo. Non ci sono personali perché non era in azione di tiro Kakiuzis. E Savic, una grande partita dal punto di vista difensivo e di appoggio. Sono mancati forse i suoi punti in attacco, ma è stato veramente un pilastro in difesa. È un grande sostegno in attacco Zoran Savic, quindi partita più che positiva, ma fino adesso sono stati tutti bravi. Binelli appoggia addirittura a mo' di pallavolista, gira il pallone velocissimamente, c'è un fallo su Savic, finito a gambe levate. E Alexander che come al solito discute con gli arbitri, quarto fallo per lui, comincia a essere pesante la sua situazione in campo. E cosa vuol dire? Protesta anche con gli arbitri, guardate che lotta per avere ragione di Zoran Savic, non lo so. Sembrava proprio una presa da judo, l'ha mandato a gambe levate, Savic in lunetta. Possiamo capire su un fallo dubbio, una posizione dubbia, ma andare a discutere con un arbitro su un fallo così netto, pescato poi proprio in flagrante, e va dentro il primo tiro di Zoran Savic, primo piano per Sakalidis. Cominciano a essere un pochino, da un punto di vista psicologico, sconfortati i greci, stanno vedendo andar via la coppa, ci pensavano veramente tanto. Grande Savic, recupera un pallone che vagava in attacco, e quindi nuova possibilità. Rigadou allarga, Sconocchini, Rigadou, Abbio, Sconocchini, Rigadou che è andato ad appoggiare su Binelli, Rigadou al volo, l'intenzione era bella, stupenda, peccato che non abbia realizzato il francese. Pallone che va fuori, blocca il contropiede dell'AEK Atene. Ecco Lasa che lancia, era intenzionale il piede di Sconocchini. Comunque andiamo avanti. Anderson, una selva di braccia davanti a lui, ci provano da fuori, nulla da fare. Abbio, Binelli appoggia su lui, recupera l'imbalzo, Abbio in avanti, Rigadou in palleggio, ha chiamato lo schema. Abbio, Sconocchini, Rigadou si guarda da tutte le due parti e appoggia nuovamente verso la destra e tira, deviato il suo tiro, ma Sconocchini va a recuperare un pallone, anche questo di un'importanza fondamentale in attacco, altri 30 secondi per poter realizzare. Rigadou, Sconocchini, Savic si fa vedere, poi appoggia su Abbio, Rigadou, Savic dentro, passa sotto, va a recuperare ancora il pallone, troppo lungo, troppo lungo. Non riesce Sconocchini a intercettarlo, mentre vediamo che Danilovic e Makris sono già pronti per rientrare. Ettore Messina, Ioannis Ioannidis, allenatore dell'AEK Atene. Nettamente in vantaggio la Virtus Bologna, guardate in basso come Ioannidis faccia segno ai suoi di muoversi secondo lo schema. Lasa, Anderson, Anderson finta, spalle al canestro, poi appoggia la mente sull'Asa, l'Asa finta e va a tirare e trova due punti. Estremamente nervosi, sempre più 10 per la Kinder e Bologna, 41 Virtus, 31 AEK Atene. Abbio, Rigadou che non fallisce il suo obiettivo. 43 a 31, è stato di più 13 il vantaggio massimo fino adesso della Kinder Bologna, ora più 12, mentre vediamo che si è preparato
Andersen, numero 14, entra in campo, Kakiuzis palleggia, davanti c'è Savic che lo stoppa, ma fischiano contro Savic, un fallo. Pesante ora anche la situazione di Zoran Savic, quarto fallo per lui. Con qualche dubbio sull'intervento di Savic. Non ci sembrava così falloso, però colpendo il pallone poi ha colpito anche la mano. Gusbinelli esce Savic, rientrano Makris e Danilovic. Mentre Kakiuzis è in lunetta per il primo dei suoi tiri. Molto nervosismo nelle fila della EK. Avete visto Kakiuzis come ha urlato, in pratica di essere lasciato in pace. Primo piano per lui, mentre sta per prepararsi a scendere in campo sul parquet del Palazzo San Giorgio. Chatzis nuovamente, Rigado, Abbio, Danilovic palleggia, Sconocchini. Entra Sconocchini, scarica su Abbio, da tre! Non va e Anderson recupera il pallone per il nuovo attacco della EK Atene. Lasa fa il segno per chiamare lo schema. Kakiuzis, Anderson, Lasa. Andersen fa saltare Makris, ma poi Makris commette fallo. Radoslav Makris. Beh, diciamo pure che poteva esserci, con ovviamente il beneficio di inventario, anche invece un fallo in attacco al contrario. Comunque era stato mandato a vuoto nel primo intervento Makris, time out, e tifosi del Kinder che si fanno sentire e vedere. Tifosi dell'AEK un pochino più calmi. Ioannidis. Andersen di spalle, numero 14. Michael Andersen, danese. 2,13 di altezza, centro della EK Atene, Ettore Messina. Nervoso e teso, ma con la sua squadra in vantaggio. EK che non ha mai impensierito dal primo minuto la Virtus Bologna. C'è stato un primo parziale di 5-0. Si sono avvicinati i greci, ma non hanno mai scavalcato la Virtus Bologna. Non sono mai andati in vantaggio gli ateniesi. E Andersen è in lunetta per il primo dei suoi tiri liberi. Per chi si fosse sintonizzato adesso su Eurosport, stiamo trasmettendo il secondo tempo della finale dell'Eurolega di basket 1998 da Barcellona, Pala San Giordi, AEK Atene in completa tenuta nera con numeri gialli contro Virtus Kinder Bologna in completa tenuta bianca tradizionale. Ed è la Virtus ora in attacco, 43-35, si fa avanti. La EK Atene, 8 punti di vantaggio per la Virtus, Danilovic in palleggio. Danilovic finta il passaggio, poi va a scaricare su Sconocchini con peccato Abbio che anche questa volta ha sbagliato. E possibilità per l'AEK di rosicchiare ancora punti nei confronti della Virtus Bologna. Va a schiacciare solitario Andersen proprio sotto canestro, e Ioannidis che fa segno di ritornare immediatamente indietro. Più 6 per la Kinder. Rigado in palleggio. Fallo su di lui da parte di Chatzis. Quindi Rigado, Antoine Rigado in lunetta
per i tiri liberi, primo fallo per Chatzis. Ecco, rivediamo al replay, Rigado volare a terra per l'intervento di Chatzis. Nicolas Chatzis. Rigado mette a segno il primo dei suoi tiri liberi. 2 su 6 da 3 punti. Anche il secondo va dentro. Ritorna a più 8 la Virtus Bologna. Virtus 45, AEK Atene 37. Andersen recupera un pallone che stava per uscire, riesce a tenerlo in campo, poi non ha possibilità di tiro, viene circondato dai giocatori della Virtus, quindi che gli buttano fuori il pallone. Nuovamente avanti la EK, 45-39, più 6 sempre per la Kinder. Rigado in palleggio, Chatzis su Rigado, Sconocchini, Danilovic, Sconocchini ancora, Rigado, si fa vedere Danilovic, ma Rigado scarica su Sconocchini che riesce a tenere. Viene chiamato fuori il pallone. Ecco Sconocchini che impreca. Eh sì. Proprio sotto gli occhi di Ettore Messina. Guardate Ioannidis che ha un momento di esaltazione per questo pallone recuperato dai suoi. E quindi possibilità per l'AEK su questo time out, immagini su Ettore Messina inginocchiato che parla con i suoi giocatori, possibilità per l'AEK di ridurre ulteriormente lo svantaggio nei confronti della Virtus Kinder Bologna, portarsi addirittura a un meno 4. Ecco l'aiuto di Onilis che parla con i giocatori e i tifosi dell'AEK che cominciano a farsi sentire. Sperano ovviamente in un recupero della formazione ateniese. E vedete quella fila di sedie vuote, poltroncine vuote, proprio un vero e proprio cordone sanitario nei confronti degli ateniesi che nei giorni passati e anche oggi sono diventati abbastanza intemperanti e hanno costretto la polizia a intervenire a più riprese. José Lasa in palleggio, finta, entra ma poi torna indietro, chiama nuovamente lo schema. Molto movimento sotto veli. Chatzis scarica su Anderson. Sbagliato il tiro di Anderson. Danilovic recupera un pallone preziosissimo. Primo piano per Predrag Danilovic. Sconocchini. Makris Danilovic. Rigado fa, va al centro, si fa vedere, prende il pallone. Danilovic, 9 secondi al tiro, 5 secondi al tiro, riesce veramente a crearsi una difficoltà paurosa. Danilovic, Lasa ruba il pallone, va a tirare, ma Sconocchini è costretto al fallo. Cioè veramente Danilovic si è andata a creare una difficoltà quando non esisteva, è andato a fintare 2 o 3 volte, hanno raddoppiato immediatamente la marcatura su di lui e poi è stato costretto a perdere il pallone, a forzare il passaggio. E cos'è? Lasa ne ha approfittato. Riduce lo svantaggio la EK Atene, si porta a meno 4 dalla Kinder Bologna che si ripropone in attacco. Abbio è ritornato in campo. 45 Kinder, 41 AEK. Danilovic, speriamo che questa volta abbia imparato la lezione. Abbio, Sconocchini, Abbio, Danilovic dall'altra parte, Savic di spalle, sotto mano,
una fase confusissima ed è Lasa pizzicato in fallo dai signori Betancourt, Spagna e Rems. Macris si massaggia un polso, speriamo non sia nulla di preoccupante. Terzo fallo per José Lasa. Li vediamo intanto al rallenti cosa è successo. Savic con molto mestiere riesce a liberarsi ma poi sbaglia l'appoggio al tabellone, recupera il rimbalzo, ma intanto vedete gli arbitri avevano già fischiato, hanno fischiato il fallo di José Lasa nei confronti di Macris che ricorre alle cure del massaggiatore. Mentre c'è una discussione in campo, Ioannidis discute con gli arbitri che sono andati a spiegare e invitano i due allenatori della EK Atene a ritornare alla propria panchina, a non dar fastidio al tavolo centrale della giuria. Rigado in lunetta. Secondo tiro libero per Rigado. C'entra anche il secondo, più 6 nuovamente per la Kinder. Pressing a tutto campo, vediamo Abbio e Danilovic davanti. Anderson in palleggio. Chatzis. Lasa che cerca di andare a dare una mano con un velo ai compagni. Anderson chiede il pallone. Andersen, Chatzis, Kakiuzis. Ma hanno già fischiato un fallo ad Abbio, gli arbitri. Avete visto la gamba di Sconocchini ampiamente incerottata per la ferita riportata l'altro giorno nello scavalcare proprio i tabelloni pubblicitari. Intanto è rientrato in campo Prelevitz, Bane Prelevitz, José Lasa in lunetta. La TV spagnola non ha mai mandato il cronometro in sovraimpressione. Ormai siamo veramente agli sgoccioli, seguirà immediatamente dopo il pugilato. 47 Virtus Kinder Bologna, 42 AK Atene. Rigado in palleggio. Savic va in blocco, Abbio, Danilovic riceve il pallone, era stato Sconocchini, queste riprese dall'alto ovviamente ci fanno impazzire, ci hanno ascoltato, 2:15 al termine, è un pallone veramente fondamentale, viene pescato da Danilovic tutto solo che va ad appoggiare, nuovamente più 6 per la Kinder Bologna, bisogna stringere i denti ragazzi, 49-42 per la Kinder Bologna. Anderson, finta il tiro, si gira, scarica su Andersen che perde il pallone, riesce a tirare lo stesso da posizione impossibile, Sconocchini lotta con Lasa, poi riesce a strappargli il pallone, mentre Ioannidis chiamava il salto a due, Danilovic in palleggio affrontato da Anderson e già festeggiano i tifosi di Bologna. 1:30 al termine, più 6 per la Virtus, Savic da 3 punti e Zoran Savic mette il sigillo personale a questa partita. Ormai la coppa dalle mani della Kinder non la toglie più nessuno, manca un minuto al termine, già il popolo di Bologna, il popolo Kinder, il popolo Virtus festeggia. Grande Savic, avevamo detto che mancavano i suoi tiri, sono arrivati nel momento più importante. Ecco qui la bomba di Zoran Savic che praticamente mette la parola fine su questo 98. La regia spagnola ci ripropone ancora la bomba di Zoran Savic, ancora da un altro angolo e guardate Ettore Messina che esulta. Ormai la Kinder Bologna è campione d'Europa. Time out chiesto immediatamente dai greci per interrompere un attimo, cercare una strategia, ma a un minuto dalla fine le strategie possono andare anche a farsi benedire. La Virtus Bologna, scusate il tifo, ma è una nostra squadra, è una nostra formazione, la Kinder Bologna ha vinto la
Eurolega 1998 al Pala San Jordi di Barcellona. Ormai lasciamo scorrere questi restanti secondi. Abbio va a pressare. Lasa forse ha commesso fallo, ma gli arbitri lasciano perdere. Tiro da tre di Lasa, non va. Rigado recupera il pallone. Rigado perde giustamente tempo, lancia in avanti. Abbio, Danilovic. Finta di Sconocchini e fallo su di lui. Chatzis a commettere il fallo. Invitiamo ovviamente gli appassionati di pugilato a un attimino così essere pazienti, ma la posta in palio è veramente notevole. La Virtus Bologna, Sconocchini praticamente ha le lacrime agli occhi. È campione d'Europa la Virtus Bologna. Stiamo attendendo la sirena finale, 54-42. Va a segno Chatzis, mancano 58 secondi. Sinceramente non riusciamo a capire come possa la EK Tennessee. Il pallone rotondo, il basket ci ha abituato a tante sorprese, ma questa volta vi assicuro, sorprese ce ne saranno ben poche. C'è una realtà che si chiama Virtus Bologna, una delle squadre più antiche d'Italia, una delle più titolate, che sta per andare a ricevere una coppa che dice che sono i campioni d'Europa per il 1998. Dopo 10 anni, dopo la Treser nel 1988, un'altra squadra italiana, la Virtus Bologna, va a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione. E avete già visto come la polizia sia entrata sul parquet del Pala San Jordi per evitare invasioni di campo. Speriamo che sappiano tenere i tifosi dell'AEK Atene, non si lascino andare come al solito. Vedete intanto già che si festeggia nella panchina della Virtus Kinder. Binelli sta abbracciando Messina, è entrato in campo, si abbraccia con gli altri. Pallone rubato da Alexander, da 3 punti. Ma non va nemmeno questo. Rigado in avanti. E va, peccato, non va il tiro di Binelli. E vedete Messina che sta festeggiando con i suoi. Ancora Kinder ed è apoteosi, è veramente apoteosi e festeggiamenti, una grande partita, non avevamo dubbi sulla Kinder Bologna, sulla Virtus. Già nelle semifinali aveva fatto vedere di cosa era capace, ma l'AEK avrebbe dato filo da torcere. Netta la superiorità della squadra felsinea. Ecco Savic, Danilovic abbracciati, sono entrati in campo dei tifosi. Proprietari si sono impossessati del campo, i tifosi della Kinder. E in alto vediamo che sfollano, ma si lasciano andare a gestarci i tifosi della AEK Atene. 58-44, 14 punti, tanti, tantissimi, anche se la partita, ecco il rito, lo scalpo viene tolto dai canestri, è il rito delle finali, finali di coppa, finali olimpiche. Ettore Messina va a ricevere i complimenti di Ioannidis. Guardate la faccia di Coldebella, numero 4 lì in fondo, un muso lungo, ed eccolo Ettore Messina. Una grande impresa quella della sua Kinder. E quindi una squadra italiana rientra nell'albo d'oro dell'Eurolega di basket dopo la Treser 10 anni dopo. La Kinder ci ha regalato questa gioia. Un grazie a Marco Berti per la sua collaborazione tecnica, un grazie a voi per averci seguito. Gus Binelli
stato grande, è entrato a freddo e ha realizzato un gancio stupendo, importante. E un grazie a voi per averci seguito e aver pazientato nell'attesa del pugilato, ma la vittoria della Kinder ci ha ripagato ampiamente di questa sforatura. Vi lascio in compagnia di Renato Bianda col pugilato da parte di Mimmo Fusco. Un grazie per averci seguito e un buon proseguimento con i programmi di Eurosport.